si ricollega tutta questa cosa qui a una parola che è la libertà. La libertà dell'individuo innanzitutto, di ognuno di noi, indifferentemente dal sesso, dalla razza, da quello che uno è. C'è il proprio io, il proprio credo personale. Si autolimita la libertà nel momento in cui io vado a interferire con violenza nei confronti di un altro essere umano. Tatto è, no, insomma, voglio dire, è il primo senso che ci mette in relazione, il tatto veramente ci mette in relazione fisica, e perché poi si utilizza anche per intendere un rispetto, una forma di savoir-faire. Quindi questo significa che ci si tocca, ma per toccarsi bisogna saperlo fare. C'è anche mobbing, secondo me, il mobbing del costringere, dell'obbligare, del pressare, che comunque è una violenza anche quella non indifferente, psicologica in primo luogo, ma alle volte può anche trascendere. Manca innanzitutto il diritto a essere riconosciuti da uno Stato che non ti riconosce come una persona che può formare una famiglia, che può adottare dei figli, che può avere i diritti economici, sociali che ha un eterosessuale. Manca il diritto ad essere protetti da una legge contro l'omofobia. Ho scelto famiglia perché, appunto, essendo un incontro tra due persone, tra due sessi, trovo che sia una parola che completa un po' tutti i vari aspetti della vita, dell'amore. La famiglia è futuro, la famiglia è figli, la famiglia è responsabilità, e quindi penso che sia importante dare valore e importanza a questa parola. Io penso la famiglia sia comunque un elemento essenziale per qualsiasi persona, quasi da considerarsi come un'utopia per noi gay, perlomeno in un paese come l'Italia, dove non esiste la possibilità per due persone dello stesso sesso potersi sposare e mettere su famiglia. La famiglia non è soltanto quella che si ritiene tale o quella che è costituita da rapporti di parentela fra le persone. Penso che la famiglia sia un concetto molto ampio e che non bisogna ridurlo a formule tradizionali e precostituite. L'aborto tra i giovani spesso può succedere dei problemi, che delle ragazze rimangono incinta, e come la legge italiana non permette dopo il terzo mese, se non sbaglio, di abortire. E secondo me è una cosa un po' stupida, perché le relazioni che nascono a questa età spesso e volentieri non durano, e quindi sarebbe per il figlio sarebbe anche un trauma, perché che figlio crescerebbe senza l'appoggio ai genitori? Poi io ho 19 anni, non sarei mai in grado di gestire un figlio. Parità dei sessi, parità tra razze, parità tra idee, parità tra tutti quelli che sono su questa terra. Ho scelto questa parola, coppia, perché è una parola che credo sia caduta in disuso nella mente delle persone, e soprattutto nelle discussioni che si fanno tra amici a livello collettivo. Non si parla più di coppia, si parla tanto di famiglia, di figli, non si parla di coppia. Invece è proprio questo asse che, se viene a mancare, non rende possibile una composizione sana della famiglia, secondo me. Sono cristiana e sono credente, però quella di avere un figlio è una scelta importante, deve essere una scelta consapevole, quindi è necessario che venga fatta anche in un momento della vita in cui uno è pronta ad averlo. Quindi io, appunto, cioè, non mi è mai successo, però nel momento in cui mi succedesse, non mi sentissi pronta, avessi dei problemi e tutto, credo che ricorrerei ad una pillola del giorno dopo, perché comunque sia deve essere una scelta consapevole da ambo le parti. È una grossissima responsabilità, e quindi mettere al mondo un figlio deve essere una cosa che viene fatta in un momento in cui le due persone lo vogliono realmente, non deve essere frutto magari di un
incidente, ecco, chiamiamolo così. Parto da questa parola per fare un discorso più ampio, la legge 194, legge oggi messa sotto accusa dai molti medici obiettori che non lo fanno per una scelta ideologica, religiosa ed etica, ma bensì per una convenienza che a loro risulta indispensabile per quella che è la loro carriera interna agli ospedali. Sembra che ci sia una pena speciale per le donne, quelle che devono abortire con dolore, con pratiche abortive particolarmente invasive, invece di ricorrere alla pillola 486. Tu la prenderesti la pillola anticoncezionale per l'uomo, qualora esistesse, non so se esiste? Sì. Quindi ti sottoporresti a questa cosa? Sì, dai, anche se mi fa un pochino allargare i fianchi, da una scherza, no, a parte gli scherzi. Sì. Boh, penso che, non lo so, a questi livelli nel 2012 comunque penso che ci siano delle pillole di un disagio ormonale abbastanza adeguato, ridotto. Penso che insomma la famiglia sia l'organo fondamentale della società, perché un ragazzo nella sua vita ha sempre bisogno del babbo e della mamma, e comunque sia il supporto che danno due genitori non lo dà un amico o qualsiasi altra persona che uno incontra nella sua vita. Omosessuale, una persona non malata, come dicono tante persone, anche tipo, ma una persona che nasce in questo modo e che non deve essere discriminata. Io ho scelto la parola omosessualità, a parte per ovvi motivi autobiografici, ma anche perché secondo me il concetto di omosessualità oggi diventa, diciamo, il binomio completo per la parola diritti. Diciamo che diventa la punta di un iceberg dell'assenza di diritti per la cittadinanza attiva, l'assenza appunto di una possibilità di praticare la cittadinanza, il proprio diritto ad esistere e ad essere tutelati in quanto persone, individui, in quanto gruppi di persone che si associano e lottano appunto per i diritti. Rispetto, secondo me, quando una persona, ecco, non giudica altre persone per come sono, per quello che fanno, cioè quando uno lascia, ecco, libero, la persona è libera di essere quello che è. Il sesso dipende da come lo vedi, perché parecchi pensano che il sesso sia qualcosa di fisico, invece deve esserci anche qualcosa di più carnale, più amore. L'amore cos'è? L'amore è una cosa che certi dicono o c'è o non c'è, magari l'amore può crescere come un'amicizia, magari nell'andare del tempo può essere paragonata a una cosa importante, a una cosa, è una cosa veramente sentita, diciamo. Preservativo, perché ai giorni d'oggi le malattie trasmesse sessualmente sono sempre più diffuse. È una cosa importante usarlo per vedere e salvaguardare queste cose. Se una scatola di preservativi costa le cifre che costa oggi e si sostiene al contempo di fare amore sicuro, sesso protetto, eccetera, per evitare malattie e quant'altro, è un messaggio estremamente ipocrita e bigotto. Quindi se veramente si vuole sostenere una campagna di questo tipo, visto che comunque preservativi non credo che come genere primo abbiano il diamante di, insomma, di base, la prima cosa sarebbe renderlo alla portata economica di tutti. Le lesbiche sono attraenti, diciamo. Le ragazze lesbiche secondo me devono fare una difficoltà in più in quanto donne ed in quanto omosessuali. Io vedo che il problema dell'emancipazione femminile, una lesbica lo vive doppiamente. La lesbica è veramente ciò che più spaventa l'uomo etero, perché è una cosa, non lo so, al di fuori della sua portata. E quindi questa nostra società maschiocentrica, fallocentrica, eccetera, teme la lesbica. La parola parità, perché è una parola che mi piace, in mezzo a tutte quelle che ho visto là mi ha colpito particolarmente. Parità, alla fine mi, non lo so, sai, la parità dei sessi, la parità delle classi sociali. Alla fine fra i sessi già quasi quasi le donne forse anche stanno un po' superando gli uomini, però nel senso forse sì, fra le classi sociali. Troppa disparità fra politici, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte le sottoclassi, diciamo. La parola diritti, perché è una parola che dovremmo avere tutti ben chiara in testa e per cui dovremmo lottare tutti ogni giorno. Tante parti della nostra vita mancano dei riconoscimenti che ancora non ci sono stati
dati, nel lavoro, nell'immagine, in quello che la donna, come la donna è vista, come la donna è sfruttata. E ancora purtroppo c'è veramente troppa differenza tra uomo e donna e questo non va bene, non è giusto e dobbiamo fare qualcosa noi tutte per fare in modo che queste cose possano cambiare. Perché violenza significa, la possiamo trovare in tanti aspetti della nostra vita quotidiana e sia sulle persone sia sugli animali. Vediamo che tutti i giorni ci sono comunque delle scene di violenza, sia inteso scene di violenza nell'ambito familiare, quindi classico, appunto, sappiamo, uomo sulla donna, no? Che a volte scarica le sue frustrazioni, la sua rabbia, i suoi problemi sulla donna, infierendo su di lei, ritenendola ancora un soggetto debole sul quale semmai si ritiene di infierire. Violenza la possiamo trovare sugli animali, sempre perché ritenuti forse elementi deboli sui quali poter scatenare, no, la propria forza, la propria violenza è anche quello che succede nelle guerre fratricide. Violenza è quella che succede dappertutto, in Libia, in Siria. Esiste una violenza politica in Italia, una violenza fatta dalle istituzioni? Direi proprio di sì. È un altro tipo di violenza, ovviamente, quella che poi ha le sue punte come i fatti di Genova. Perché il fatto di Genova è una violenza che è stata perpetrata in maniera studiata a tavolino e chiaramente il mandante è stato un mandante politico. E quindi quella, per esempio, è una violenza portata avanti da politici sapendo che dovevano colpire in quella maniera e colpire, come al solito, persone che erano indifese, come sappiamo, perché nella scuola Diaz non credo che stessero preparando chissà cosa, e quindi, anzi, cogliendoli addirittura nel sonno oppure in una situazione chiaramente di indifendibilità. Quella è, secondo me, è uno dei più brutti esempi che abbiamo avuto, almeno in Italia, di violenza che nasce da un mandante politico. Penso che il corpo sia qualcosa di intimo e personale, qualcosa che ci appartiene fin dalla nascita e che ci portiamo dentro per tutta la vita. È difficile mantenere il proprio specifico, la propria intimità per sempre, dalla nascita in poi, perché comunque crescendo intervengono delle influenze che ci modificano e che fanno crescere il nostro corpo magari anche in maniera diversa, magari in virtù di un obiettivo sociale che ci porta a dimenticare quello che magari ci apparteneva fin dalla nascita. La parola amore è una parola completa, con l'amore si può giocare con le parole, perché l'amore si fa da sé, l'amore si fa in tre, l'amore si fa in due, perché è amore di coppia, perché è coppia di fatto, perché è amore di fatto, perché l'amore è a Roma di More, perché la Roma è Roma capitale, perché l'amore è veniale, perché l'amore è totale.